Massimiliano Fedriga, lei ha detto che questo DL lavoro non risolve il problema della disoccupazione. Perché? Perché non affronta il problema della disoccupazione, è semplicemente un decreto con piccole e irrisorie correttive alla riforma del lavoro Fornero voluta dal Partito Democratico di Renzi, che non va invece a immettere soldi perché servono risorse se si vuole affrontare in modo forte e risolvere il dramma della disoccupazione. Evidentemente il governo vuole mettere soldi per i clandestini, ma non per i nostri disoccupati, non per le persone che vivono un momento di crisi economica, occupazionale e sociale che sta vivendo il nostro paese. Su questo noi l'abbiamo fatto presente, ma il governo Renzi non vuole sentire ragioni. Evidentemente utilizza questi decreti semplicemente per dire all'opinione pubblica in campagna elettorale che sta facendo qualcosa per il lavoro, ma nella sostanza in nulla. Due cose da fare, come dicevo, abbassare il costo del lavoro, ma in primis eliminare la drammatica riforma delle pensioni Fornero che ha fossilizzato il ricambio generazionale nei posti di lavoro, una riforma sempre votata dal PD di Renzi. A questo proposito, il governo sta dando risposta agli esodati che attendono ancora di sapere qual è il loro destino? Per gli esodati nulla di fatto, abbiamo fatto un incontro la scorsa settimana, ma il ministro Poletti non sa da che parte iniziare e non so se vuole iniziare. Purtroppo anche in questo caso i soldi e le risorse necessarie per eliminare questo problema creato dal Partito Democratico non ci sono, o meglio non vogliono metterceli. I soldi per altre iniziative invece li trovano sempre. Noi invece crediamo che il dramma degli esodati sia una priorità per il Paese perché è ingiusto che delle persone che avevano firmato un accordo siano state tradite dallo Stato, dalla ministra Fornero, dal Partito Democratico e adesso nessuno vuole risolvere in modo strutturale il problema.